l'eliminazione di Sheryl Dos Santos ha creato scompiglio e ha accresciuto l'attesa dei fan per il prossimo live di X Factor. In vista del prossimo appuntamento, giovedì sera, c'è già fermento anche sulla lavagna di Planet One 365, nella sezione spettacolo. Dopo il lancio degli inediti, il pubblico sceglie ogni giorno i propri favoriti. Nella 50 top di Spotify l'inedito più ascoltato è quello di Anastasio con la sua La fine del mondo, al quarto posto della classifica. Rispetto alla scorsa settimana accorcia le distanze Martina Attili, che conquista l'ottavo posto con Cherofobia. Per Luna il 24esimo posto con Los Angeles. Ma si può avere un quadro più chiaro analizzando anche la classifica di iTunes. Anastasio è sceso solo oggi al secondo posto, dopo due settimane in vetta, mentre Martina Attili rimane stabile al terzo. Appena fuori dal podio Luna, al quarto posto. Un risultato che favorisce l'ipotesi di vittoria finale per Anastasia. I bookmaker confermano la fiducia nel rapper campano oggi su Planet One 365 a 1,55 contro l'1,85 dello scorso giovedì. Punto inversione di tendenza, invece, per Martina Attili. La talentuosa sedicenne sale nelle quotazioni da 3,30 della scorsa settimana a 3,75 di oggi. Sono i Bowland, al nono posto su iTunes con Don't Stop Me, assente nella 50 Pang Tongane di Spotify, la vera novità di questa settimana. Quotati a 11 per la vittoria finale la scorsa settimana, per questo nuovo live di X Factor Planet One 365 ha abbassato la quota a 5,50. Cosa che non è successa per Luna, che resta stabile a 16,00. Fuori classifica su Spotify, ritroviamo su iTunes Leo Gassman, che con Piume occupa il 28esimo posto. Per lui quotazioni in rialzo di settimana in settimana. La sua vittoria è data a 21,00, lo scorso giovedì era quotato a 13,00. Quello di Naomi si conferma il brano che piace meno al pubblico. Per i social la responsabilità è da attribuire a Fedez, che avrebbe scelto un inedito poco adatto al grande pubblico dopo assegnazioni ritenute discutibili. Tant'è che Like The Rain si trova solo all'80esimo posto della classifica iTunes. Risultato che contribuisce a renderla anche la probabile esclusa durante la puntata di giovedì prossimo, insieme a Leo Gassman. Nella semifinale di giovedì sera, infatti, saranno in due a dover lasciare il programma. La doppia eliminazione, per i quotisti sembra condannare proprio il giovane Gassman e Naomi, anche per lei la vittoria è data a 21,00. Come previsto e in perfetta sintonia con le quotazioni del vincitore, per Planet One 365 la vittoria di Mara Maionchi come giudice è data come la più probabile a 1,45, mentre quella di Manuel Agnelli, additato sui social come l'antipatico di questa edizione, i più critici hanno anche collegato l'eliminazione di Sheryl al suo atteggiamento scontroso.